Vedete questo qui cos'è? La bussola fatta in casa. Un pezzettino di vetro, un piccolo bicchiere, uno spillo, un piccolo magnetino. E il magnetino si orienta secondo il nord. Il nord è qua, verso il nord. Anche questo qui fa la stessa cosa. È orientato verso il nord. Ma se qui passa la corrente in questa spira sospesa, non dà più ascolto il magneto. Impazzisce. Perché il campo magnetico che si crea intorno al filo è più forte di quello della Terra. Capito? Vicino. È importante. Noi siamo tutti circondati da un campo magnetico. Dalla Terra. E quindi quella lì si spiega un po' questo qui. Vediamo un altro piccolo esperimento. Non so se l'ho visto l'altra volta, non mi ricordo, forse sì. Generatore di Van de Graaff. Van de Graaff era uno scienziato olandese, un generatore di cariche elettrostatiche. Cos'è la carica elettrostatica? Quella che possiamo trovare in un maglione di pile, oppure lo sportello, quando prendiamo sullo sportello, c'è l'aria asciutta, specie d'inverno, l'aria asciutta. Ma possiamo sperimentarlo direttamente, avvicinando la nocca della nostra pizza. Come si avvicina? Non fa male, eh? È una bella scintilla potente, 10.000 volte, però la corrente è insignificante. Ah, si vede la scarica. Si vede, eh? Sì, sì. Non solo la vediamo, si può anche dimostrare. Se avviciniamo questa crociera di rame sospesa, avviciniamo quella sfera, attenzione, qui non c'è niente, eh? Questo è un nastro che gira. Questo come funziona questo Van de Graaff, ce lo puoi spiegare? È semplicissimo, è un nastro che ruota e porta le cariche dal basso in alto con una piccola spazzola in questa mezza sfera. È fatta rotonda anziché a spigoli, perché potrebbe uscire fuori, invece è mezza nano, mezza sfera, le cariche elettrostatiche rimangono condensate in questa sfera. Che escono tipo di cariche, positive o negative? Non è molto importante, è l'unica, solo un segno, solo unica. Si avvicina, faccio avvicinare questa crociera di rame. Ci facciamo l'interrogazione, il padre lo sa. Perché gira? Perché gira in un verso? Non tocca. Perché le cariche elettrostatiche escono dalla punta della crociera, sì, e quindi creano per reazione un moto. Perché? Solo in un verso, è come una specie di svastica. I lati corti di questa crociera, i lati corti terminano a punta, dalle punte escono le cariche nell'aria circostante, danno una spinta nell'aria, è talmente leggero qui sopra, perché c'è uno spillo qui sopra, no, così, e spira come un motore a reazione. Lo possiamo dimostrare, il potere delle punte. Se avviciniamo la punta del palmo della mano, avviciniamo, vedrete un soffio di aria. Prova a avvicinare, senza toccare. Senti. Si sente? Un vento. Prendo. Escono dalle punte, è famoso potere delle punte, come un fulmine. Questo che materiale è? Sempre rame? Rame, un conduttore. E il nastro di che materiale è? Il nastro deve essere ben isolante, è fatto con un pezzettino di una vela di spinnaker, non plastica, deve essere tessuto isolato elettricamente. Bene, interessante. Un'altra cosa? Sì. Facciamo sentire. Per capire quello vediamo questo qui. Allora, ti ricordi, noi trasmettitore di Marconi, una batteria, un rocchetto di Rumkopf che eleva la tensione, un trasformatore, eleva la tensione fino a 15.000-20.000 volte. Fa la scintilla, cosa fa la scintilla? Produce un'onda elettromagnetica.
un'onda radio, diciamo, che si rode nell'atmosfera. È un po' come fosse un fulmine dell'aria, si sente la scarica, no? E quel dispositivo che la riceve, il ricevitore è quello là. Chiamate lì. Questo è il trasmettitore, questo è il ricevitore. Il bellezza qual è la magia? È che non c'è filo, è senza fili. 1895. Quindi questo è quello che fece Marconi. Marconi non ha inventato la radio. Marconi ha inventato la radio, il telegrafo senza fili. Perché 1895 c'era già il telegrafo, ma c'era già il telegrafo, il telefono 1895. Col filo, coi fili c'era già. Ma quello che ha fatto Marconi ha inventato il telegrafo senza fili, ma senza fili, quindi per le navi, per le barche specialmente, per i naviganti. 1895. Grande, perché c'era già il telefono con i fili. Notare che l'antenna è il tipo primo di antenna di Marconi, sì, Marconi che era una lamiera. Marconi, ancora... Sapete che titolo aveva fatto Marconi, che scuola aveva fatto? No. La quinta elementare. Lei che scuola ha fatto? L'università. Vedi, lei è l'università, insomma, è pure che fa. Anche io l'università, ma non ci avevo mai fatto una roba del genere. Che c'è un altro. Ma qua aveva la quinta elementare. Non era appassionato dalla letteratura oppure la filosofia, altre cose, ma le cose tecniche, che era molto interessato. E appassionato da solo, aveva intuito, aveva intelligenza. Intuito, seconda qualità, intuito. Cos'è l'età, signora? Intuito. Ci spieghi come funziona questo rocchetto? Questo qui? Sì. È semplice, una bobina, una batteria, 12 volte, con un trasformatore, eleva la tensione e fa ascoltare una scintilla. La scintilla produce un'onda elettromagnetica. L'intuito è quello che a quelle volte hanno le donne, intuiscono, capiscono. Terza qualità era l'inglese, perché conosceva l'inglese da piccolo. Perché la madre era irlandese. Allora poteva tutte le novità provenienti dall'Inghilterra, dall'America, eccetera, eccetera. E quella lastra di rame che serve? Questa qui? Sì. Questa è l'antenna. Inizialmente che ha fatto Marconi era l'antenna. Ma questo che ha capito Marconi benissimo, una cosa, un intuito enorme, è stato eccezionale per lui. I due apparecchi, li vedete qui? Se io potessi mettere un paletto qui e un altro paletto qua dall'altra parte, anche un chilometro, questo arriva il segnale. Perché i due apparecchi sono già collegati tra di loro, già collegati. Ha intuito che proveniente dal telegrafo in America, che aveva il telegrafo, aveva un filo solo, in americani, e ritorna alla Terra. Perché in qualche maniera la Terra nostra, quella della Cina, degli Stati Uniti, dell'America, del mondo, la Terra è unica, aveva un'unica Terra. Grande intuito di Marconi, poi l'antenna e tutto il resto. 1909 Marconi ha avuto il premio Nobel. Immaginate, lui con la quinta elementare, i suoi colleghi laureati. A posto. Ma queste apparecchiature qui. Ci spiega il ricevitore? Queste apparecchiature qui c'erano già in qualche maniera, erano esperimenti però a livello di fisica, ma studi a livello di laboratorio. Non aveva un'applicazione pratica. Ne ha fatto diventare una cosa pratica. Cosa vuol dire? 1895, importantissimo. Non c'era Dio del transistor, valvole, mica c'era ancora niente, non c'era stato inventato niente. C'era un dispositivo che ha capito che si potrebbe utilizzare per ricevere le onde elettromagnetiche inventate non da lui, ma da Temistocle e Cazzecchi Onesti, che era un fisico insegnante di fisica del liceo scientifico di Fermo. Ha capito, utilizzava l'apparecchietto, come questo qua, lo vediamo qui, serviva per avviso di quando c'era un temporale lontano, avvisava e c'era se c'era un temporale lontano, ci suonava un campanello. Vedete, piccolissima scintilla, vedete qui. Faccio muovere lo strumento, vedete?
si dà un colpettino e si rimeschia. Vedete? E come Marconi ha capito, E come funziona? È semplicissimo. Ai capi di questo piccolo, diciamo, di questo tubetto di vetro con due elettrodi, all'interno c'è uno spazio libero, in mezzo c'era delle levature di ferro, nickel e argento, che normalmente ci sono 10.000 ohm di resistenza, molto alta, ma se colpite da un'onda elettromagnetica, una piccola elettromagnetica, piccola scintilla come questa, si riduce in qualche maniera fisicamente la levatura ferra, si rimescola perché si crea un campo magnetico e diventa 10.000, diventa 100 ohm di resistenza, passa la corrente della batteria e fa muovere uno strumento. Guardate, io gli do un colpetto, si rimescola e si ripresta come era il ciclo all'inizio. Vedete? Io lo faccio a mano, ma Marconi l'aveva fatto in automatico con quel piccolo martelletto che vedete qui, passa in automatico. Vedete quel martelletto che batte? E lo ripristina nelle condizioni iniziali. Questo è il famoso Coherer. Coherer, sì, esatto. Tutto scritto qui. Già conosciuto. Era conosciuto, ma non aveva un'applicazione. Era una curiosità, così. Quindi Marconi aveva intuito che come riuscire a generare il Coherer ai fulmini, poteva riuscire grande, anche ai fulmini, ai, certo. Mini, ai microfulmini, praticamente. Certo. Ma era già arrivato il sistema, già era subito anche i tedeschi, anche i russi erano già arrivati, c'erano quasi arrivati a questo sistema. Questo è nuovo, che non ce l'avevamo un'altra volta. La macchina di Winsus è una fisica del 1800. Fisico. Due di questi dischi si girano in segno contrario. Aspetta, ma scusate. Ci vuole che ricominci, scusate, pazienza. Aspetta, macchina di Winsurst. Vai. È un generale macchina di Winsurst, cioè i due dischi che vedete qui, questi di plexiglass oppure di vetro, che girano uno in un senso, uno al contrario. Si girano al contrario. Si caricano le cariche elettrostatiche in un condensatore e si possono scaricare anche dall'altra parte. E si può scaricare anche, vedete, la scintilla. Guardate la scintilla. Una scarica potentissima. Si è toccato che il stacco delle correnti è 22. Vedete? E il campanello si suona. Per un quarto d'ora continua. Perché? Ma non ho capito perché oscilla il pendolo, perché una volta scarica su una campana, perché una volta sull'altra? Un condensatore, uno in più, uno in meno. Vanno nei due campanelli, no? Quella pallina che sta in mezzo, una volta tira dal più e diventa dello stesso stanno, sta segnale, e l'altra parte. Una volta diventa il più, diventa meno. Toccando lo scarica, scarica toccando da una parte, acquisisce il più, dall'altra parte il meno. E quindi oscilla. Esatto. Se abbiamo visto, non ci siamo dimenticati. Ma quello per un quarto d'ora continua a suonare. Ma sono due condensatori, diciamo. Sì, due condensatori. Una volta un più e uno di meno. Da quanto sono? Vediamo la bobina. Sì, sì, è altissima. Che giusto. Chi è che te lo spiega? Toccando le mani, viene bella scossa. No, meglio di no. Angelo, vediamo la bobina. Vedere un'altra cosa, che la bobina di Tesla. In qualche maniera questo sì, vale la pena, perché del tecnico, un prof elettronico, un ingegnere, no, matematico, però mi piace questa cosa.
Allora, Tesla sapete chi era, no? Tesla era uno scienziato, Marconi c'aveva la quinta elementare. Tesla era un laureato, di origine croata e fino all'800 in America, ha fatto tante delle scoperte importanti. La cosa più importante è la corrente alternata, ma voleva fare un'apparecchiatura per poter trasmettere a distanza l'energia, a distanza senza fili, come quella di Marconi con la radio, no? Lui voleva trasmettere a distanza energia senza fili. Facciamo una prova. Mi spegni con la luce dietro la porta, del piacere. Tutte e due. Sono fulmine, anche questi. Puoi spegnere di più? Puoi spegnere di più, per cortesia? Tutte e due. Vai. Accendere almeno quella. Sì. È magia. Adesso però facciamo ancora? Facciamo un'altra cosa, un'altra interrogazione. Spegni un po' più. Sì, spegni un po'. Aspetta, ancora. Facciamo la spinta, sì, grazie. Ma accende la luce? Sì. Accende la luce, pure sì. Anche quest'altra. Allora, facciamo una cosa. Qui sono tensioni molto alte, 100.000 volte. Anche la corrente è bella forte. Allora, ce la staccia attenti, perché se non ci lascia la pelle. Ah, io faccio la domanda in questo qui. Questo pezzo di ferro. Perché non rimango fulminato? Per l'effetto pelle, perché l'energia va sulla superficie esterna. Non l'aspetto, lo sa. Lui, forse lui non lo sa. Perché non prende la scossa? Perché la corrente alta frequenza attraverso l'esterno del corpo. Guarda qui, tensione alta, 100.000 volte. La corrente che abbiamo qui di illuminazione è a 50 Hz, 220, è 50 Hz, cambia 50 volte al secondo. Questo cambia moltissime volte, 200.000 volte al secondo. Quindi è corrente ad alta frequenza, si avvicina quasi alla radiofrequenza. Come si comporta la corrente in un conduttore? Va sulla superficie esterna. Bravo. Sopra una certa frequenza l'effetto pelle. In un conduttore non passa tanto dentro, ma esterna, come il corpo è un conduttore, non passa nel cuore, nei polmoni, passa esternamente e non sento niente. Infatti nei trasmettitori si usano conduttori di rame argentato. Tanto la frequenza alta passa esternamente. Qual è il posto, domandiamo a loro, signora, il posto più sicuro all'aperto per prendere il fulmine? Più pericoloso qual è? C'è un temporale, casca di fulmini a Milano, pieno di fulmini. Qual è il posto più pericoloso? All'aperto. Tu sei dove, di Milano? Piacenza. Piacenza. Qual è il posto più pericoloso? Domanda di riserva? Qual è il posto più pericoloso? Sotto la pianta. Sotto l'ombrello, piove, sotto l'ombrello, no? Ma l'ombrello c'è la punta, perché il fulmine cade, cerca la punta, come è uscito da quella punta lì per chiodo. Quello che è più pericoloso è quello che spunta dal terreno, un campanile, una collina, l'albero, quella è la parte più alta, insomma. E il posto più sicuro qual è? In basso, in una conca. Dentro la macchina, ancora. Dentro la macchina. Qual è l'ambiente dove è più sicuro? Dentro la macchina va bene. Dentro l'auto va bene. Bravo. L'automobile, perché essendo di metallo, la carrozzeria è di metallo, si comporta come una gabbia di Faraday. Se cade un fulmine, cade esternamente, ma esternamente non succede dentro. Perché anche gli aeroplani ricevono i fulmini, eh? In genere, normalmente, cade fuori la mente, non succede niente. Quindi più sicuro è per l'automobile. Ma il posto più pericoloso fuori all'aperto, anche se spunta da un terreno, quello che spunta dal terreno è pericolosissimo. Anche se piove, al limite buttarsi per terra se c'è rischio, perché cerca il punto che spunta dal terreno. Perché è successo, una bambina è morta in spiaggia, sulla testa è cascata, per stare in piedi. Ci spieghi come funziona la bobina di Tesla?
Sì, è un trasformatore 220, 10.000 volt, questo è un trasformatore quelli per i vecchi dell'accensione per le centrali di bruciatori, quelli vecchi diesel, per le caldaie. Questo è un condensatore, attenzione, ben isolato, uno scaricatore, un primario, quindi un trasformatore di 10 spire, secondario 1000 spire, fatto a mano una volta. La fate lei? Sì, quello sì. E che ci vuole? Ma hai portato la scuola poi? No. È un peccato. No, sono andato, qualche scuola sono andato, sì, sì. Non so che interessa, terza media di solito. No, ma neanche il superiore. No, no. Dipende dagli insegnanti, dopo non so. Quindi sono meglio spiegare. Ah, questo qui per esempio, questo è più simpatico. È un piccolo Tesla anche lui, non fa tutto quel rumore. Prova ad accendere la luce, eh? Ad accendere la lampada. Un po' la neon. Ma va? Eh sì. Avvicinato. È più simpatico che non fa tutto quel casino che fa quello lì. No, con quello lì, con Tesla, gigantesco. Ci fanno quelli grandi, ci fanno i film, Frankenstein, capite quella roba lì, scintille enormi fanno. Con quante spire ha fatto? Questo lì piccino, quante spire ha fatto? Sì, c'è un piccolo transistor integrato, quando oscillatore oscilla, c'è un, prima 10 spire, 5 spire, 100 spire, e funziona. Poi al principio si fa quello con quello lì su. Non fa decidere che è piccolo. Che voltaggio ha di partenza? Ma la lampada, la bolla è comunque ci vuole 90 volt minimo. Ma non è che si spegne, non è che può fare la pericolosa, non fa niente. Letizia, vuoi provare come stai con le mani? Dai, prova un po' come stai. Scusate, ma... Vedi un po' come sta con le mani, dai. Provate anche voi, provate. No, a me non mi riprende. Non ti dite ormai... Dove vai? Niente, proprio niente. No, ho aumentato, aspetta. Si è aumentato, poi ancora. Guarda. Quindi questo che vuol dire? Che la signora è nervosa? No, che c'è troppo forza. Vediamo la signora come va. Venga, venga. Io penso a tagliare. Non si preoccupi. Molto, molto meglio. Accettabile. No, vabbè, Gaspar, vabbè. Oh. Ma quel vuol dire che più alto e meglio è o peggio è? Adesso lo spieghiamo. È in fondo. Aia, anche lui ha perso di giro. Ma agitato, com'è? Oh. È un po' per scherzarci sopra. Perché sono tutti elettrizzati da queste... In realtà che cosa vuol dire? Rame e zinco con le mani e un piccolo amperometro con lo strumento dipende dal corpo... La parte liquida del corpo è come la pila di volta, lo strumento misura lo strumento. Da che dipende? Tutto dalla conducibilità delle mani. Chi ha le mani più umide segna di più, chi ha le mani più asciutte passa di meno. Tutto qui, non è niente di più. Ah, tutto qui? No, di questo. Invece, questo qui è molto più difficile. Questo interessante, che cos'è? È il generatore. Questo radiometro. Il radiometro di Cox. Questa è una piccola, queste quattro faccine, da una parte sono nere, da una parte è bianca e gira in un certo modo, una paretta, una pare sono scure, una palette sono chiare. Ma c'è il vuoto dentro? Sì, è vuoto, sì, sì. Si comporta come un maglione, assorbe più il calore, la luce, invece il bianco respinge, no? Qui in qualche maniera è uno spostamento, un movimento delle cellule. È molto complicato qui, che noi adesso, anche nell'Ottocento, nemmeno gli scienziati se non capito neanche. I fotoni, dicono che in futuro potremmo viaggiare nello spazio utilizzando la luce. Sì, le vele spaziali. Dicono, poi so se è vero. Questi esperimenti che avete visto, quello dei motori, no? Questo è piccolino, carino, funziona, simpatico perché si vede. Motore elettrico. Anche questo qui può essere simpatico. Sembra un motore con la biella.
questo come, il motore dov'è adesso? Sì, viene succhiato il solenoide che attira quel numero interno, fa gira, fa... Quindi è un solenoide che fa, che inverte... Sì, fa mezzo dai, giro per inerzia, fa da volante, super mezzo giro. No, 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 puoi andare, guarda. Tocca. Super, puoi super andare, super. Puoi andare. Super. Puoi andare, via. Puoi andare, via. Anche questo qui è un piccolissimo puoi motorino. Andare. Io super, un piccolo motorino. Incredibile. Cosa? Che non avete sentito mai? Sì. Una radio. Apriamo che è troppo caro. C'è poco da finestra fuori. Allora, per esempio, questa qui è una radio. Tutto che la radio, cioè. Questa è una radio. Potremmo mettere la cuffia a sentire. Amplifichiamo il segnale perché è talmente debole, però guardate. For me, this prayer from the same book, and there is no difference between the two. He says they chose the place because they had no children and they were worried about who might visit them if they had. Scusate, si vede anche in cinese. Ah, 生前にお嬢場の夫婦が When my auntie and uncle were alive, they decided themselves that they wanted to be cremated and put here. Come è fatta? Furthermore, they didn't have any children, so with no close relatives. If they had chosen the wrong grave, nobody would have looked after it. But see, they decided to choose this place, Ruiden. The last time I visited here with my wife, we thought it was... Diciamo che questo qui va dal 7 MHz a 16 MHz. Even when as far as saying that, she might want to be herself one day. I think if you were together with everyone else. Arrivano fortissimi, eh? Anche l'antenna. Volendo possiamo sentire anche l'onda media. Responded well to what he had set out to do. While a lot of places have been reserved, Yajima is in no rush to have the mausoleum filled up. Currently, just over 600 urns are stored here. Yajima says that if a lot of people started filling up Ruiden, there would be too much traffic going in and out and the place would become too busy. C'è un filo it's important che to spread out the arrival of new entries. Kimishuohara comes here to pray for her husband, who was moved here from a regular cemetery about 40 kilometers away. At first my husband was in a different place quite far away, but on the third anniversary of his death, we moved him here. My son picked this place. He had seen an advertisement on the train. Basta attaccare l'antenna. Maniera. Non c'è un cacciavite di arrendarsi un vestito. Facciamo sentire qua. Svegliati. Bea, giaci. Perché ce ne sono due di... Perché sono per poter cambiare frequenza. Mi simpatico quella in onde corte perché è straordinaria secondo me per sentire
apparecchiaggi simili durante la guerra erano utilizzati nei campi di munizioni. Erano le famose razze che avevano completamente la radio Caterina. Trees here are growing in vari modi, qualche giorno una valvola. And are carefully trained to form chairs. Gavin Monroe is the man behind the project and the founder of Full Grown. It takes a while sometimes for it to really sink in what it is that we're actually doing. Yeah, most people kind of go, what, you're growing chairs? How does that work? And but because in essence it's so simple, it's sort of, I don't know, you can probabilmente in cinese, trasmette in tante lingue. Oh, okay. When it rains, it's not just chairs that get water. It's also growing a range of mirrors, lamps, and tables. Basically, what this is a kind of organic 3D printing. It's almost exactly the same, but we're going up in layers, and except it's a little bit slower, and we're using air, water, and sunshine as our... Questa è una radio senza, però, senza pila. Pensavo che meglio può fare. Si carica. Senza pila. Basta caricarla, vedete che gira? Come una molla che si carica e poi piano piano si scorcia. Una mezz'oretta dura, si ricomincia da capo. Questa è una cosa seria. Fatta in fabbrica in Sudafrica per i poveri sudafricani, dove non c'è la corrente, non c'è la batteria, non c'è niente. Tu, Franz Jägerstätter. Si sente anche Radio Maria, tutto, come la radio normale, eh? Nacque il 20 maggio 1907 a Santa Rivolta, un paesino dell'Austria. Pensate che Hitler nacque a 10 km da questo paesino. Ci fregano noi che ci vengono le quando lo diede la luce... Abbiamo finito? Più o meno, sì, è stato anche... Molto bene, grazie. Ho provato che gli stai sì? Non mi ricordo. Ho un telefono qualcosa che mi piacerebbe chiedere alcune cose su queste cose qua. Un contatto, qualcosa. Domande, sì, si può fare una domanda. Sarebbe bravo sapere che... Sapete voi più sapere quello che... No, no. Ma come no? No, no. Le scuole sono tutti più bravi. Ma come no? No, perché se ci dovessi montare questa cosa anche fate come in Italia. Che è tutto il programma di quinta. Programma di quinta, c'è dentro come alternato, un amplificatore, un trasformatore, le onde. Quello è il programma di quinta. No, è così, quello è il programma di quinta. Bisogna fare queste cose qua. No, sono un po' di è passione, ma non è per. No, io penso che ragazzi ci sarà questa cosa qua. Non mi basta. È una curiosità, una cosa di curiosità. Beh, è una radio. No? È una curiosità, ma sì, ma non c'è niente, per dire non c'è niente. Non c'è niente, ma... Diciamo che è fatto con un po' di testa, nel senso che, innanzitutto, supporto in vetro perché non è che si è ben isolato, un pezzettino di ceramica che si è isolato, un pezzettino di cuocimento. Di rame queste cose qua? Sì, smaltato, cioè stagnato. Come funziona? Mi ascoltavo con la cuffia però. Non è un segreto, l'importante è che ci sia l'antenna. Perché i segnali sono deboli, no? Quindi bisogna che ci sia l'antenna e l'anterra. Antenna e terra. Ma per curiosità, dai che secondo me. No, quello centrale, quello centrale. No, vuol dire. No. Sì, dopo che sono rimasti già in passione, mi devi stare andando a te? Sì, no, scusa, da qui. No, se ho un contatto devo scrivere, se ho un amico, se non ho un problema, se no niente. No, ma io... Comunque, se ti interessa, io ho già fatto un'intervista al signor Olivieri e ho già messo su YouTube alcuni video in cui spiegava alcune cose. Che spiegava? Spiegava i suoi dispositivi. Se vai Angelo Olivieri su YouTube,
lo trovi, so, se c'è il collegamento faccio vedere anche il mio canale, e c'ha anche 20.000 visualizzazioni, ci sono i ragazzi delle scuole che mi chiamano, dico, ma come posso, dice, la migliore spiegazione del web, della bobina di Tesla, dice, come faccio io? Un dio dal Germania? Angelo Olivieri. Ecco, metti oppure metti il bobino di Tesla. Sì, quello. Sì, no, tra poco. Sì, sì. Capite, buono. Eh no, questo è un bello da fare. Anche WhatsApp. Sì, sì, assolutamente. C'è la scuola. C'è la quella più grande. Grande, bello. Potente. Non ho i condensatori così, però. Non ho i condensatori. Quelle condensatore di. Scusa. No, fatti con di Leila. Leila. Con dei condensatori fatti con un bicchiere, no? Basta che sia un condensatore ben isolato come isolamento. Sì, la bottiglia di Leila è famosa. Leila. È un paese dell'Olanda. Sono vecchi. Fatti addirittura di plexiglass, ma di vetro, più grandi, molto più potenti, fatti più bene. Questo è fatto così, arrangiato. Sì, sì, no. Per far vedere come funziona, più bene. Tra poco si mette solo la campanella. Perché quella specie di pallino, c'è un più, da una parte di più e dall'altra parte in meno. E la tirata si stabilisce, diventa. E beh, che scarica più, produzione, però. Diventa più e viene tirata dalla parte ricevuta. Ma questa è una bella scarica, una bella scintilla. Ma non metterci il dito. Guarda, c'è come no. Scuola c'è una macchina, non ci sono i condensatori, che non ci sono i condensatori così, però si possono organizzare. Beh, ma si fanno dei condensatori? Sì, quali si possono organizzare? Questo condensatore di un bicchiere. Ce n'è altre, la tensione molto alta, 40.000-20.000 volte. Un bicchiere, un foglio d'alluminio dentro, foglio d'alluminio fuori. Sì, sì. Fatto. Ora un bicchiere con due. Quelli vecchi dell'Ottocento erano dei bicchieri, no? Bellissimo. Una stagnola intorno, dentro. Ma non ancora meglio, lo fanno direttamente loro. Sì. Ma questa cosa è portata al live, la sezione del live, di qua, non le hanno chieste. Sezione di fisica, quella per fare i corsi di aggiornamento. Ma questo. Sono andato a qualche scuola di terza media così, per curiosità, per poca roba, non è. No, no. Si può fare. Questa roba da quinta liceo. Sì. Ma i professori sono più bravi di me, no? Sì. Per la teoria. Per la pratica. Non c'è niente, sono stato un po' di manualità, cioè quello sì. Quella non è mica poco. Ho fatto tutto la buona, come questo qui è fatta la buona. Molto grezzamente, proprio arrangiato. Questo hai visto, sì? Sì, questo l'ho visto. Non c'è quella nocca, la mano qui, c'è la nocca. La nocca? C'è la nocca della mano. No, fa male. No, non fa male, prego. E lei la moglie? Non fa male. È una carezza. Venga qua, signora. Non toccare. Con la nocca. Puoi toccare, puoi toccare. Venga qua, ci fidi. Tocco io, dai. Venga. Venga signora, venga. Abbia. Se muoio colpa tua. Ma lui è tutto colpa. Niente. Coraggiosissimo. Si vede? Sì, si vede. Comunque sono 10.000 volte, però la corrente è niente. Sì, sono solo i bei colori. Questo l'abbiamo fatto vedere, sì. Sì, noi abbiamo visto, loro. Però i signori sono arrivati ultimamente, ma... A posto di loro, campo magnetico che poi va giù. No, non è magnetico. Carica elettrostatica. È il flusso di scarica elettrostatica attraverso la punta.
Allora, quindi, la punta si carica positivamente. Si carica tutta sulla punta, poi. Esatto, è il potere delle punte. Vediamo se è vero. La sfera si carica positivamente. Avviciniamo con il palmo della mano avvicinato. Se veramente punto si carica negativamente, si carica e sfugge. Prego, un volontario. Il palmo della mano. Senti, senza toccare. Sono si per varia. Certo, non può dare, prego. Un po' d'arietto, non è che si può fare. Soffia. Le cariche che escono spingono l'aria. Potere delle punte. Non si fida lei, lo sai. Io non si fido tanto. Quello è meglio di no, perché viene bella scorica. No, quello no. Quello no. Invece il Tesla si può toccare. Hai visto? Non l'hai fatto fare. Hai visto? Quello per la scuola è meglio non farlo. Quelli per la scuola, a parte che mi salta. No, bisogna. E ci vuole il contatore al posto del laboratorio, no? Sennò scatta. Ma no, l'ha inventata batterie. Questo però è la buona, niente, è piccolo questo qui. Vabbè, quello della spira l'hai visto, sì. Hai visto che l'ho visto. Lascia un po'. Lascia un po'. Capite come funziona il motore elettrico, no? Facilissimo. Due magneti, una voce più gira. Allora, questa spira sospesa in aria, se arriva della corrente dalla batteria, perché la facciamo arrivare in posizione di riposo, non bisogna toccarla, deve stare ferma così. Perché gira? Magneti non ce ne sono qui intorno. Domanda a lui. Risponde la bimba. Si nasconde lei. Perché gira? Il motore gira perché sono due magneti. In un campo magnetico è immerso. Ma questo perché gira? Questo è opposto. È contrario il motore. E cioè? Prima era i magneti che creano una corrente indotta. Poi mette la corrente che ti crea il campo magnetico. No. Momento. Quando passa la corrente elettrica si crea un campo magnetico. Si crea un campo magnetico intorno a questa spira qui. Va benissimo. Ma con chi si relaziona questo campo magnetico? Non c'è in cui intorno un altro magnete. Perché gira? No, perché girando da una parte all'altra sulla spia quadrata per il momento concentra. Non è così. Però si crea un campo magnetico, ma con chi si relaziona? Con un altro. Non ci sono due calamiti qui intorno. Tu zitto, che lui lo sa. Piano. Non ho detto nulla, sono loro testimoni. Anche il signore ha indovinato, là. Pure è stato meccanico, ha detto. Quando passa la corrente elettrica in un filo si crea un campo magnetico, perfetto. Ma perché gira? Signora? Si crea un campo magnetico, giustamente, ma si relaziona con la terra, ma l'est della terra, nord e sud. Si crea un nord e un sud. E dato che è molto leggero, con un filo sottilissimo di rame molto sottile, non pesa niente, e si orienta come fosse una bussola elettromagnetica. Senti il campo magnetico. Lo vediamo qui, questo piccolo magnete qui. Lo vediamo da solo, quella bussola. La bussola fatta in casa. È semplicissimo. Questo è un bicchiere rotto, un magnetino piccolino con un equilibrio, uno spillo. Cosa fa? Normalmente indica il nord è qua. Anche quest'altro è uguale. Ma se qui passa corrente elettrica, gira e si crea un campo magnetico.
impazzisce perché non, certo. Non sente più il campo della terra, perché c'è un campo magnetico vicino. C'è magnetismo anche? Piccolo magnetismo. Ah, sì, piccolini. Che lo usavo per fare i microfoni. Ah. Per le strutture musicali, credo. Ah, ok. Chitarra, perfetto. Ma sono quelli i tasti delle chitarre quando si scalza? Elettriche, elettriche, sì. Tipo col cemento. Vieni qui. Anche quelli dei sensori, degli antifurti, quelle cose lì. Ti hanno detto dei solenoidi? Cioè, da una parte c'è, diciamo, quello che riceve e sulla finestra si installa un magnetino così. E poi i ladri, infatti, come fanno a scoprire? Si portano una bussola, passano intorno alla finestra, quando vedono che la bussola fa qualche giro strano, qui il padrone di casa ci ha messo il sensore, e allora si organizzano, quindi al contrario. Ma lei lo sa perché è ladro? Sono segreti del mestiere. Angelo, vediamo un attimo il color che è un... dispositivo. Sì, l'abbiamo visto. Sì, l'ho visto che c'è anche la piccola scorta qua, spiegare un attimo come funziona. Visto, che... Sì, questo è... Che è, un... è bello perché è quello che Marconi ha utilizzato per l'invenzione del telegrafo. Allora, come è fatto? Perché non si studia a scuola, perché non c'è... Perché... Insomma, non si studia perché è la preistoria. È un tubetto di vetro dentro, con dentro due pezzettine di elettro, di pezzettine di rame, Marconi l'ha fatto di argento, ma addirittura sotto vuoto l'ha fatto, per evitare che si crea dentro, qui tra di loro ci sono due pezzettine. Un po' di spazio delle polvere di polvere ferro, zinc, ferro, nickel e argento. In pratica la levatura della moneta, non dell'euro, ma le lire erano fatte di ferro e nickel. Li mando, si prende fuori polvere di ferro e nickel, più un po' di argento. Studiando, ristudiando, facendo gli studi, Marconi non è così, ha improvvisato. Per mettere a puntino un affare del genere, un esperimento questo del genere, ci ha impiegato un anno di tempo per studiarlo, un anno di esperimenti, non è così semplice. È stato un grande... perché prima, inizialmente era un sistema di coil molto molto grossolano, era indicativo, che indicava l'arrivo di un, c'era un fulmine lontano, un fulmine, e si passava la corrente. Ma si può dimostrare in questa maniera. Se qui c'è una piccola scintilla elettromagnetica, un piccolo, come fosse radio, no? Guardate, vedete? Piccola scarica fa un'onda radio, onda elettromagnetica. Piccola scintilla produce un'onda elettromagnetica. Normalmente qui ci sono 10.000 ohm di resistenza, quindi altissima, ma se colpito da una piccola onda elettromagnetica si riduce la tensione, diventa 100 ohm, passa corrente dalla batteria e lo strumento si muove. Ma che succede? Non è che è stato molto approfondito, perché fino al 1904 poi è stato abbandonato con altri sistemi, ma probabilmente questa piccola parte di questa polvere di metallo deve essere magnetico, non rame, non alluminio, deve essere magnetico in qualche maniera, deve sentire magnetico, perché pare che c'è di questa polvere si orienta in qualche maniera, si crea una microfusione, si riduce la resistenza, passa corrente, lo vedete? Lo vediamo in questa maniera, piccola scintilla, io gli do un colpettino, gli dà un colpettino, si rimescola meccanicamente quello che c'è dentro, si riporta all'iniziale. Proviamo un po' di nuovo. Io lo faccio a mano, con un colpettino. Marconi l'ha fatto in automatico. Con un'altra onda? No, l'ha fatto perché colpendo un piccolo martelletto, lo vedete qui, c'è il tubetto di vetro, viene colpito
stato spento, perché quando ho acceso il Tesla bisogna sempre spegnere perché dà fastidio. Vedi quel martelletto? Rimescola, come erano le porte all'inizio, come erano lì. All'inizio era molto elementare, fino al 1904 ancora si usava. Titanic 1912, era poco dopo, poco. 3.000 persone sarebbero morte tutti, sono salvati 700 grazie al telegrafo con le navi. Ma non tutte le navi ce l'avevano i telegrafi, capito? Non ce l'avevano, altre non ce l'avevano. Quindi era... E Marconi, come dicevo prima, forse l'ho accennato, cioè la quinta elementare. Non aveva la laurea. Ma è grande intuito, intelligenza, intuito, e conosceva l'inglese. Perché la madre era irlandese. Quindi tutte gli avvenimenti, diciamo, i scienziati, gli inglesi, i tedeschi, Hertz, Marshall, quello che tutte l'origine, no? Il grande intuito che ha avuto, che ha capito Marconi, era questo qui, che due apparecchi, trasmettitore e ricevitore, mettendo un paletto a terra e un paletto lì, tutti e due sono già collegati a terra. Perché c'è l'unica terra, abbiamo la stessa terra. Perché il telegrafo con i fili in America era con un filo solo, il ritorno era la terra, non serviva due fili, bastava il ritorno di quello della terra. Perché la nostra terra è la stessa della Cina, dell'India, dell'America, la stessa unica, la stessa terra abbiamo. Ci abbiamo già collegati in qualche maniera. Alcune, è un grande intuito, vedo questo fatto qui della terra. Utilizzare poi sviluppato, poi ha sviluppato anche il resto. Ma c'erano già arrivati i russi, anche i tedeschi, già arrivati, lui ha fatto il brevetto in Inghilterra, ha brevettato il suo sistema, ma erano già arrivati, Popoff, anche i tedeschi, erano quasi arrivati. È semplice. Questi di scuola, bisogna fare di scuola. Questi per un corso. Hanno abbandonato, hanno buttato. È superato, era 800, ma è scuola. Ma scuola si poteva fare, no. Ma io l'ho fatto anche, l'ho rifatto, l'ho fatto anche semplicemente. Io non so ancora fare, solo con un po' di manualità. È fatto con una bobina dell'automobile. Bobina delle macchine. Allora che tu di lungo. Eccolo qui. Questo è un trasmettitore o un ricevitore? Trasmettitore. Utilizzate la macchina per fare le scintille, per le candele, per la macchina, no? Fino a un po' d'anni fa si usava anche adesso, non più, ormai, tutto elettronico. C'è l'accorgimento, non è così stupido come può sembrare, perché la corrente che deve passare, la corrente che passa su due batterie, piccole batterie, che passa del coherer, questo qui, questo coherer, deve collegato a un sensibilissimo di quello delle vecchie delle centraline delle telefoniche, perché funziona con un 100 micro, passa da 100 microampere, pochissimo, perché deve funzionare con pochissima corrente, perché non deve passare molta corrente dove c'è la polvere di ferro, perché si ossiderebbe, si rovinerebbe. Il più possibile, quindi sensibilissimo. Don Angelo, parliamo un attimo del sistema Morse. Sono dei ragazzi che magari conoscono WhatsApp e la modalità 3 dei telefoni, ma come si comunicava a velocità? Non so se i ragazzi hanno studiato, ma quando è stato inventato il telegrafo? Quando? 1800. 1830? Sì, 40, 1840 circa. Ma in Italia, già in Europa, 1850, 1860, c'era già il telegrafo anche da noi in Italia, anche qui da noi, con i fili chiaramente. Immaginate la guerra di Castelfidardo, 1860, c'era già il telegrafo.
il telegrafo era stato utilizzato quindi sia, nello stato, sia in Italia, nord Italia, il pantuficio, tutto. E funziona col sistema degli codici, no? Morse. Morse era un pittore veramente di mestiere. Qui c'è, si impara, chi c'ha orecchio può imparare il suono, per esempio la lettera A, Dida, pensando non al suono, non tanto al simbolo, punto e linea, ma punto breve, SOS per dire. Punti tra di tre punti. Dopo che quelli bravi hanno imparato il suono, perché è la musica, per lo che è capace che c'è l'orecchio, imparano la musica. Questione di musica, che è capace di c'è intuito, c'è, diciamo che è intonato, chi è intonato si impara facilmente a imparare. Il suono. Vogliamo parlare un attimo dell'alfabeto Morse, del codice Morse, come si è partiti da codice Morse per arrivare ai messaggini che arrivano agli SMS. Cosa c'è stato in mezzo? Quanto ci voleva per trasmettere un SMS? Tanto, tantissimo. Ogni lettera ABC non bisogna pensare punto e linea, ma al suono, al suono. L'importante è che è il suono, imparare il suono. Tutto è questione di codici, no? Vabbè, tu direi che basta, abbiamo staccato abbastanza. Insista con le scuole. No, ingaggiatelo. Sono in Piacenza. Marconi avete sentito, sì. Anche il biglietto di oggi del treno. Avete sentito Marconi? La voce. È importante anche un po' di storia, lo dico. Marconi ha fatto 3 punti nel 1901. 3 S. Adesso l'Atlantico sono la 3.600 km. Storia di 60 anni. Sonoro 1. 1924-1934. Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori. Guglielmo Marconi ha rievocato i primi esperimenti di radiotelegrafia. Diceva la verità, gli scienziati dicevo che era impossibile fare a distanza, molto a distanza. Sì, era qualche giocarello, poco di più, perché, ma non poteva funzionare. Nemmeno lui era sicuro che poteva funzionare. E in effetti le onde radio si comportano come la luce. Sicuramente come la luce, vanno in linea retta. Se c'è un ostacolo non va dall'altra parte. L'ostacolo, no? La luce, così. Come le onde radio è questa qui. E invece lui ha cominciato a sperimentare passando ad andare nelle navi oltre l'orizzonte, ha visto che funzionava e ha provato l'esperimento nel 1901 dall'Inghilterra a Canada, su 3.600 km. Poi ha capito che ha capito dopo perché. Dopo ha capito che erano gli strati alti della ionosfera che hanno fatto da specchio per fare riflettere dall'altra parte, no? E come arrivare con la luna ci vuole mezzo secondo, capito? E non era sicuro, non era convinto. Invece grande scienziati avevano ragione, tutti pensavano che era impossibile. Sentite l'accento di Marconi? Non l'ho mai sentito.
Eh? Non l'ho mai sentito. Ma su internet si vede tutto, vero? Sì, però non ci ho mai controllato. Parlava un po' accento inglese, perché la madre era irlandese. Fin da piccolo era proprio l'inglese. La madre era irlandese. Va bene, direi, chiudiamo qui questa intervista, sì, ringraziamo un'altra volta la disponibilità. Ma non fa quelle robe lì che non... almeno così diamo un po' di diffusione un po' alla cultura. Brava, che male non fa. Grazie. Io non so